È la storia di un corsaro, di un pirata, di un cattivo che si scopre essere invece un grande politico. Questo è, e riesce in questa sua enorme lucidità ed enorme umanità a pacificare la propria città, a distruggere i contrasti tra guelfi e ghibellini e a sacrificarsi felicemente per l'amore della propria figlia e della propria famiglia. Per cui è una storia di affetti, è una storia di sentimenti, è una storia intima, è una storia di piccoli gesti e piccole decisioni che contrastano con la magniloquenza del potere. Con sonorità molto liquide, molto tenere, molto distese, molto delicate, perché l'essere umano ha anche questo lato delicato, tenero, ed è giusto quindi affettuoso, ecco, ed è giusto che sia così. La storia inizia nel momento in cui Boccanegra, tornato dalle sue battaglie, viene nominato doge in base a un maneggio fra patrizi e plebei. Da quel momento lì diventa quasi ostaggio di un popolano senatore, Paolo il Cattivo per antonomasia. Le solti chiedo parte ai perigli e alla possanza sia in vita ed in morte sia. Nel prologo tutti hanno 25 anni di meno. Il giovane corsaro Simone, il giovane talento politico Paolo Albiani e anche Fiesco, quindi Fiesco che è sempre spesso visto come un grave anziano che canta, che piange la morte della figlia, invece un uomo di poco più di 40 anni che piange la morte della figlia. Il deserto lei dei martiri, pietoso il cielo di al fulgor degli angeli.
Se ci lasciamo andare, diventa musica banale. Tanta ti ram papi ram papi ram, diventa d'austeria e non è. Per questo dobbiamo stare attenti a non lasciarci andare. Questo duagio aborrito da me, e quanto voi l'aborrite, ma presta nuovo scemite ne d'agguato, d'agguato. Di fiesco la testa il tiranno segnata non ha. Io ti insegno vittoria. A qual punto uccidarlo qui, mentre gli carne quasi affiesco proporre un misfatto, quasi affiesco proporre un misfatto, tu rifiuti, rifiuti, sì. Vai rapido Giacomo, l'opera è molto moderna, non ci sono vere aree chiuse, insomma è tutto uno scorrere, un po' come il fluire del mare, e questo prologo che praticamente ti porta indietro nel tempo, poi invece ti proietta avanti, insomma i nostri romanzi moderni da Proust in poi lo fanno continuamente, e questo è molto interessante, e anche il fatto che la sua innamorata si chiami Maria, no? E anche l'altra si chiama Maria, sì, Amelia, ma insomma c'è questa confusione, però questa la trovo molto stimolante dal punto di vista drammaturgico. Maria, Maria, l'oro solo del tuo castigo. E sogno. Atroce sogno il mio. Hai voci? Ecco l'inferno è questo. Questo è uno dei momenti più terribili dell'opera, perché lui non fa in tempo a piangere una lacrima per la donna amata che viene travolto dalla festa, e non c'è cosa peggiore, viene travolto dalla sua acclamazione ad oggi. E lui non fa neanche in tempo a razionalizzare, a vivere il lutto. Devastation, devastation, devastation.